Siamo qui con Clayton Lopez e per Luigi Miranda per una lezione velocissima sulle spalle. Il primo esercizio che andiamo a fare è con l'utilizzo di due pesetti da circa 3 kg, per le donne possono usare anche un peso da circa 2 kg, 1 kg e mezzo, in sostituzione del peso con un costo esiguo, quindi si può tranquillamente acquistare, possiamo usare delle bottiglie di acqua da 1 litro e mezzo. Il primo esercizio sono delle aperture laterali. Ok, in questa posizione apro, da questa posizione arrivo circa fino a 90 gradi, da qui portando giù le braccia riunisco le braccia, le porto in alto riunendo le braccia e spingo su in alto, in questa posizione, così lavoriamo perfettamente con le braccia, e uno da qua e riunisco, e due e op e su. Queste ripetizioni le facciamo 10 volte, stando molto attento a non arcare la schiena, quindi anche in questa posizione che stiamo lavorando specificatamente per le spalle, teniamo sempre i glutei stretti e il bacino leggermente in retroversione, cioè non arcare in questa posizione, ma stando con il bacino retroverso. Queste sono sempre 3 ripetizioni da 10, con un intervallo di circa 10 secondi. Ok, il secondo esercizio che andiamo a fare è molto simile per il deltoide e per le spalle. Praticamente andiamo con una gamba avanti e una gamba dietro, andiamo a fare delle semplici alzate laterali. Da questo punto di vista è meglio tenere una gamba avanti invece che tutte e due parallele, perché in questa posizione è più facile arcare la schiena e quindi andare in leggera lordosi. Da questo punto di vista quindi andiamo con una gamba avanti e una gamba dietro, bacino retroversione, pancia dura, ecco Clayton che ci fa vedere l'esercizio. Una ripetizione da 10, 2 e 3 e 4 e 5, la respirazione mi raccomando sempre controllata, 6, 7, 8, 9 e 10. 3 serie anche di questo esercizio.